Applausi alle stazioni di Monaco, di Baviera, di Vienna e di Salisburgo all'arrivo di migliaia di profughi, un flusso umano che ha raggiunto le città tedesche e austriache dopo la decisione di Germania ed Austria di aprire le frontiere. Ieri ne sono arrivati 8.000, altrettanti sono attesi per oggi. In Germania, a Monaco, di Baviera, i profughi sono stati ricevuti con le note dell'inno alla gioia, l'inno d'Europa. Il diritto all'asilo politico in Germania non ha un limite, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. L'Unione Europea però continua ad essere divisa sull'emergenza immigrazione. La Germania ha chiesto un vertice urgente tra i premier e i capi di Stato dei paesi dell'Eurozona per trovare un punto di intesa. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia insistono nel respingere le quote dei migranti da distribuire. Anche la Gran Bretagna continua a non volerla accettare, ma è pronta ad accogliere 15.000 richiedenti asilo, da prelevare però direttamente nei campi profughi sui confini siriani. Il premier Renzi a Cernobbio davanti agli imprenditori assicura: l'Italia non è più un problema economico dell'Europa e le tasse scenderanno. Dal prossimo anno i multasi sulla prima casa non si pagheranno più. Nel 2017 rivedremo l'IRES e nel 2018 l'IRPEF. Il presidente del Consiglio rivendica i risultati del governo su PIL e occupazione. Siamo in ripresa ai livelli dei nostri partner europei. Con il Jobs Act abbiamo fatto in un anno quello che la Germania ha fatto in 3 anni. Stasera la nazionale di calcio a Palermo contro la Bulgaria va alla caccia della qualificazione agli europei dell'anno prossimo. Rispetto alla partita di giovedì scorso contro il Malta, il commissario tecnico Antonio Conte è pronto a rivoluzionare la squadra. Tra le poche certezze è Gigi Buffon, che oggi toccherà quota 150 partite con l'Italia. Formula 1, a Monza pole position di Lewis Hamilton, ma le Ferrari sono vicine. Raikkonen e Vettel partiranno rispettivamente secondo e terzo posto. La vittoria è la nostra portata, hanno detto i due piloti della Rossa. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Emergenza immigrazione sempre in primo piano. La situazione, lo sappiamo, si è sbloccata ieri quando Germania ed Austria hanno deciso di aprire le frontiere. Sono già 8.000 i profughi che sono arrivati, altrettanti ne arriveranno ancora. Ieri a loro, nelle stazioni principali di Austria e Germania, è stata riservata un'accoglienza davvero calorosa. Vediamo. Applausi, scritte di benvenuto. No, questo i profughi in fuga da mesi non se lo aspettavano dopo il lungo tunnel della fuga dai loro paesi. Monaco si è trasformata così in poche ore nel terminal dove riversare sogni e speranze dopo gli incubi di un viaggio che per alcuni di loro è durato mesi. Quest'uomo racconta il suo viaggio cominciato nel mese di luglio in Siria, passando poi per la Turchia, la Grecia, la Serbia, l'Ungheria, l'Austria. Poi nella notte tra venerdì e sabato è arrivata la decisione di aprire le frontiere tra Ungheria, Austria e Germania, le stesse che 26 anni fa si erano spalancate per far entrare i profughi in fuga dalla Germania Est. A Monaco così è il tempo dell'accoglienza, il primo benvenuto, quello che annunciava il permesso di entrata senza limiti di numero ai profughi siriani, è da oggi già tradotto in organizzazione. Ai migranti, ancora spaesati da quello che è successo nelle ultime ore, vengono offerti cibo, bevande e assistenza medica. Poi il passaggio ai centri per la registrazione, dove avrà inizio la loro avventura in terra tedesca. Da più di 24 ore l'esodo disperato ha trovato un approdo e alla stazione ci si scambia gesti di solidarietà. L'ultimo treno della notte è arrivato a Monaco all'1:30, portando il totale degli arrivi a 8.000 nella sola giornata di ieri. Un numero simile è atteso anche per oggi e per i prossimi giorni. Troppi perché possa gestire tutta la capitale della Baviera. Da oggi farà la sua parte anche Dortmund per distribuire lo sforzo sul territorio nazionale fin dall'arrivo. E molti sono in queste ore in marcia in Ungheria, dopo la lunga e inutile attesa nella stazione di Budapest. Il governo Orban continua a preparare filo spinato ai confini, ma intanto tollera il passaggio verso l'Austria. Alla stazione di confine di Nickelsdorf sono pronte scorte di vestiti, coperte, acqua e scarpe. E poi si prosegue in treno, anche con tutti i mezzi a disposizione, lasciandosi alle spalle l'Ungheria ostile per mettere piede in Germania, dove il governo di Angela Merkel ha già stanziato 10 miliardi di euro per gli Asylanten, come li chiamano in Germania, 4 volte la cifra stanziata l'anno scorso.
E intanto si continua a lavorare sul fronte della diplomazia per trovare una soluzione comune che sembra sempre più difficile da raggiungere vista la spaccatura che si è creata. La cancelliera Merkel in un'intervista pubblicata oggi da Repubblica, l'abbiamo vista prima in rassegna stampa, sottolinea che c'è una bella differenza tra i profughi e i migranti economici, quindi bisogna distinguere tra queste due categorie e dice che è inutile puntare il dito contro i singoli paesi, ma tutti devono fare la loro parte. I dati allarmanti intanto arrivano dall'Europol sulla crisi dei migranti. Secondo l'Agenzia per la lotta alla criminalità dell'Unione Europea sono 30.000 i sospetti trafficanti di esseri umani dietro all'immigrazione illegale in Europa. Facciamo il punto. L'emergenza migranti divide l'Europa. Le polemiche che avevano allontanato le posizioni di Germania ed Ungheria si sono riavvicinate. La cancelliera tedesca Angela Merkel ed il premier ungherese Viktor Orbán hanno infatti concordato che i due paesi rispetteranno i loro obblighi europei, inclusi quelli contenuti negli accordi di Dublino, e che la decisione di permettere a migliaia di rifugiati di arrivare in Germania dall'Ungheria è un'eccezione legata all'emergenza del momento. Da Lussemburgo, dove si sono riuniti i ministri degli esteri, l'alto rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini, chiede di passare all'azione insieme. Una posizione condivisa dal ministro degli esteri austriaco Kurz. Pochi paesi, dice, non possono affrontare da soli il problema. Un appello per superare con regole nuove condivise il diritto all'asilo arriva anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella, secondo il quale il tentativo di chiusura delle proprie frontiere con la sospensione della regola di Schengen si sta rivelando illusorio. A Bruxelles intanto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sta lavorando per mettere a punto i dettagli del nuovo piano di intervento da presentare nei prossimi giorni al Parlamento in vista della riunione del 14 settembre, nella quale si dovrà discutere la proposta di ridistribuire obbligatoriamente altri 120.000 rifugiati. Proposta che non piace a Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. I componenti del cosiddetto gruppo di Visegrad hanno fatto sapere che si opporranno sia alle quote obbligatorie che alla revisione delle regole di Dublino. Una posizione criticata dal ministro degli esteri lussemburghese Hasselborn, il quale ha ricordato che dopo la caduta del muro i paesi dell'est europeo hanno ricevuto un'enorme solidarietà dall'Unione Europea. E anche la Gran Bretagna farà la sua parte, anche se a modo suo, perché preleverà i profughi direttamente dai campi in Siria. Intanto si sta valutando l'ipotesi di un intervento nei confronti dell'ISIS e dei trafficanti di esseri umani. No alla partecipazione al piano europeo di ripartizione dei migranti, sì invece all'accoglimento di 15.000 persone richiedenti asilo da prelevare però direttamente nei campi profughi sui confini siriani. È il programma del governo britannico, secondo la stampa londinese, che pubblica i dettagli di un piano più articolato di intervento. Dopo la decisione americana di usare gli aerei senza pilota, la Gran Bretagna avrebbe deciso di avviare entro ottobre una campagna di raid aerei contro l'ISIS e a breve dovrebbe arrivare dunque in Parlamento la richiesta di autorizzazione a bombardare le postazioni dello Stato islamico in Siria e in Iraq. Ma Cameron vuole anche lanciare un'offensiva ed usare la National Crime Agency, l'FBI britannica, e l'Agenzia di spionaggio elettronico contro le organizzazioni di trafficanti di esseri umani per neutralizzare i capi di queste bande e smantellare le loro reti. Stando ai sondaggi, il 52% dell'opinione pubblica del Regno Unito sarebbe favorevole ad un intervento delle forze armate nel conflitto siriano in corso ormai da 4 anni, ma resta l'incognita sulla necessità di un possibile invio di truppe di terra e la vicenda dell'ondata migratoria in corso alimenta i sentimenti anti-europei. Nel 2017 dovrebbe tenersi il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Secondo una rilevazione recente, il 51% dei sudditi di Sua Maestà vuole lasciare l'Unione Europea contro il 49% che vorrebbe restare, ma tra questi ultimi molti hanno dichiarato che potrebbero cambiare idea se la crisi dei migranti dovesse peggiorare. E torniamo adesso in Italia, parliamo di economia forte, di una ripresa che anche se lentamente però sta arrivando e dei risultati del governo supportati dai primi dati positivi. Renzi ieri è intervenuto al forum di Cernobbio, agli industriali tra le altre cose ha detto basta con gli alibi. Matteo Renzi assicura, l'Italia non è più il problema economico europeo e mondiale. Il nostro paese è una classe straordinaria di imprenditori piccoli e medi che ha resistito in anni di crisi nonostante la politica. Il presidente del Consiglio debutta, dopo l'assenza dell'anno scorso, al meeting Ambrosetti a Cernobbio, sul lago di Como, e conquista la platea di industriali, finanzieri e manager. Ribadisce che le tasse scenderanno,
Dal prossimo anno IMU e tasse sulla prima casa non si pagano più. Nel 2017 rivedremo l'IRES, nel 2018 l'IRPEF, ripete. Il Premier rivendica i meriti del suo governo. I dati, spiega, non ci fanno brindare. Non erano desolanti prima, non sono esaltanti oggi, ma se guardate quelli dell'Istat sul prodotto interno lordo negli ultimi 20 anni, solo 3 volte l'Italia è stata nella media dell'Europa. In questo doppio trimestre siamo tornati al livello dei nostri partner europei. Quanto all'occupazione, Renzi precisa sulle cifre. Dal primo trimestre del 2014 ad oggi, i numeri che abbiamo vedono un aumento dei posti di lavoro di 236.000 unità, con un recupero del 25%. Non è sufficiente, ma in un anno, con il Jobs Act, l'Italia ha fatto quello che la Germania ha fatto in 3 anni. Renzi ricorre a una metafora sportiva. Il nostro paese, dice, appare come un ciclista che dopo aver forato è rientrato nel gruppo, ma non ci basta. Noi vogliamo essere leader e dobbiamo fare di più. Per ambire alla maglia rosa bisogna correre più forte. Il Premier parla anche degli assetti dell'imprenditoria italiana. Il tempo dei salotti buoni in calza è finito per tutti. Il tempo degli amici e degli amici e dei patti di sindacato deve appartenere al passato. E a proposito di sindacato, Susanna Camusso è critica nei confronti degli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, molti punti che non convincono la leader della CGIL. Vediamo. La consideriamo un'aggressione ai diritti dei lavoratori, non abbiamo da questo punto di vista cambiato idea, ci sentiremmo sorpassati se avessero un'idea di migliore tutela e diritti dei lavoratori, ma qui siamo alla sottrazione di diritti. In cosa consista esattamente il controllo a distanza sui lavoratori non è ancora chiaro. Bisognerà aspettare il testo definitivo che arriverà la prossima settimana, ma Susanna Camusso sull'argomento è categorica. Non può essere accettato. Perché, spiega, se davvero il provvedimento contenuto nei decreti attuativi del Jobs Act consentirà il controllo tramite strumenti tecnologici, saremo davanti ad una violazione dei diritti dei lavoratori. Non è convinto neanche il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, secondo il quale sarebbe molto grave se non fossero stati accolti pareri contrari delle commissioni nella redazione della parte della riforma del lavoro che riguarda il controllo dei lavoratori. Ma a non convincere la leader della CGIL ci sono anche altri aspetti, come il tetto di 24 mesi in 5 anni della cassa integrazione, che però è stata estesa alle piccole e medie imprese e riguarderà quasi 1,5 milioni di lavoratori. Secondo Susanna Camusso, non siamo ancora fuori dalla crisi e in questa situazione non è il caso di ridurre gli ammortizzatori sociali, che per molte aziende sono stati la strada per accompagnare i lavoratori alla pensione mentre il governo alzava la soglia della fine dell'età produttiva. Critico contro il Jobs Act anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, secondo il quale la riforma non ha portato nuovi posti di lavoro, ma ha solo contribuito a trasformare, con oneri notevoli dati gli incentivi, i vecchi contratti a termine in tempi indeterminati a tutele crescenti. E adesso la cronaca. Oggi si svolgeranno in Ucraina i funerali di quell'uomo che è rimasto ucciso mentre cercava di sventare una rapina in un supermercato nel Napoletano. E sempre oggi a Castello di Cisterna, dove è avvenuto il fatto, ci sarà lutto cittadino. Intanto hanno confessato i 2 uomini che sono stati fermati per l'omicidio. Lo abbiamo ucciso noi, lo abbiamo fatto perché siamo poveri. Sono i figli di un boss, i 2 ragazzi di 20 e 32 anni autori della rapina a Castello di Cisterna nel Napoletano, finita con l'omicidio di Anatoly Korol, ucraino intervenuto per sventare l'assalto al market. Sono stati fermati ieri mattina nel Cosentino, dove si erano rifugiati poco dopo aver tentato la rapina. Gianluca, Ianuale e Marco Di Lorenzo, fratellastri appartenenti a una famiglia nota agli inquirenti per i legami con la malavita locale. Dopo poche ore di interrogatorio davanti al procuratore antimafia Paolo Mancuso, hanno ammesso le proprie responsabilità, una confessione che è arrivata dopo giorni di indagini serrate e intercettazioni telefoniche che hanno portato sulle tracce dei 2 ragazzi inchiodati anche dai video delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Messi alle strette dopo la fuga infruttuosa in Calabria, Ianuale e Di Lorenzo hanno anche indicato dove si trovava la pistola con cui hanno ucciso Korol e spiegando la dinamica dell'omicidio. Una volta entrati nel supermercato e svuotata la cassa, i loro piani sono stati rovinati dal muratore ucraino che avrebbe fermato uno dei 2 rapinatori tenendolo per il collo. Sarebbero stati vani i tentativi di liberarsi della sua presa a vuoto, i colpi sferrati da una penna trovata da uno dei 2 ragazzi davanti alla cassa del market. Solo allora il suo complice avrebbe fatto fuoco, esplodendo i 2 colpi fatali. Pensavamo di averlo colpito ad una gamba, hanno raccontato agli investigatori, spiegando poi così i motivi della rapina. Siamo poveri a casa, abbiamo i mobili vuoti, sembra di stare all'IKEA. Applausi davanti al supermercato.
del mercato, luogo della tragedia, alla notizia dell'arresto dei colpevoli. E adesso lo sport. Parte male purtroppo l'avventura degli azzurri agli europei di basket. Sono stati battuti 89-87 dalla Turchia pagando un cattivo avvio di gara. Non è bastato un super Gallinari autore di 33 punti. Questo pomeriggio la nostra nazionale affronterà l'Islanda che nella gara inaugurale è andata vicina a battere la Germania. E speriamo vada invece meglio per la nazionale azzurra che di calcio che questa sera a Palermo affronterà la Bulgaria in un match che è valido per la qualificazione al campionato europeo. Il calore della gente di Palermo quale traino ideale per un'Italia messa al muro dalle critiche dopo lo striminzito 1-0 su Malta. È ciò che cerca Antonio Conte da questa delicata sfida con la Bulgaria, oramai fuori dal discorso qualificazione. L'imperativo è quello di scacciare i fantasmi e colorare d'azzurro il cielo siciliano. Ma ci vorrà una prova convincente per diradare dubbi e perplessità, alle quali però il CT azzurro fa da muro come uno stop per vecchia maniera, non fornendo alcuna indicazione circa l'11 che scenderà in campo, per poi negare gli evidenti problemi emersi contro Malta e visto che per lui la miglior difesa è l'attacco, eccolo togliersi il macigno entratogli nella scarpa. La nazionale comunque a prescindere è soggetta, essendo figlia di nessuno, a delle critiche. Noi dobbiamo stare zitti, dobbiamo lavorare sperando, ecco, con il lavoro di dare delle soddisfazioni. L'impressione è però quella che la formazione subirà un sostanzioso ritocco, con Pirlo apparso l'ombra dello Juventino che fu tolto probabilmente dalla cabina di regia per favorire gli innesti a centrocampo di Soriano, cui agirà alle sue spalle Daniele De Rossi come diga davanti la difesa. Sulla destra l'altro romanista Florenzi, oramai calatosi nel nuovo ruolo di esterno basso, mentre in attacco, confermata l'Ariete Pellè, saranno Candreva e Zazza a rilevare Bertolacci e Gabbiadini, nettamente insufficienti contro Malta. Serata speciale invece per Gigi Buffon, al traguardo delle 150 presenze in nazionale, e a chi gli chiede se il prossimo obiettivo è a quota 200, il portierone azzurro replica così. Tassativamente vi dico che non è un mio obiettivo. E adesso la Formula 1, Ferrari mai così veloci quest'anno nelle qualifiche di Monza, Raikkonen e Vettel scattano dalla seconda e dalla terza posizione, mentre si apre uno spiraglio per il futuro del Gran Premio. Dopo le preoccupazioni di venerdì legate sia al futuro del Gran Premio sia alle prestazioni delle Ferrari, a Monza è tornato il sereno. Le due rosse hanno messo a segno la migliore qualifica 2015 e per la gara di questo pomeriggio puntano senza mezzi termini alla vittoria. Hamilton scatterà dalla pole position, alle sue spalle in seconda e terza posizione le due Ferrari che hanno letteralmente incendiato il pubblico di Monza. Raikkonen è rimasto quasi sorpreso. La Ferrari mi ha affidato una macchina perfetta, adesso devo sfruttare l'occasione di poter vincere qui per la prima volta. Vettel si è emozionato nel vedere sventolare ad ogni curva le bandiere del cavallino e per oggi pensa ad una partenza bruciante come nel vittorioso Gran Premio di Ungheria. Le sensazioni sono positive, dice. Sognare la vittoria, anche grazie all'appoggio dei tifosi, non è vietato. Ma il risultato di ieri è arrivato al termine di un gran lavoro di tutta la squadra. Dal ritardo di oltre un secondo e mezzo dalle Mercedes, accusato nelle prove libere, le rosse hanno recuperato fino a portarsi a soli 234 millesimi. Un'inezia, tanto da far dire dopo le qualifiche a Lewis Hamilton, autore della 11ª pole position stagionale, che con le Ferrari sarà una bella lotta. Nei box Mercedes i tecnici sono preoccupati. La rottura della nuova unità motrice sulla monoposto di Rosberg, quarto in griglia, è un pessimo segnale in vista del Gran Premio. E sul fronte del futuro di Monza ieri si è registrato un importante passo avanti, dopo il vertice fra Bernie Ecclestone ed il presidente della regione Lombardia Maroni. Al 99,9% il Gran Premio è salvo, le parole del governatore. Oggi il manager inglese incontrerà il premier Renzi. Il futuro del Gran Premio è legato ai 10 milioni di euro che ballano fra le richieste della Formula 1 e l'offerta degli organizzatori per rinnovare il contratto in scadenza nel 2016. Ed era l'ultima notizia per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.30. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Edgardo Gullotta. Vi auguro una buona giornata.